In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele. Il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi.» Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici.» Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio.» E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parla bene lo scriba di oggi e attira le simpatie di Gesù, che gli conferma di non essere troppo lontano dal regno dei cieli. Diciamo che ha passato l'esame. Ma cosa ha detto di giusto lo scriba? Semplicemente ha confermato le parole di Gesù, sostenendo la priorità del comandamento dell'amore. Non solo. Ha dato anche degli spunti di riflessione, tirando fuori dal cilindro la questione del sacrificio come elemento esemplificativo per spiegare i gradi dell'amore. Insomma, lo scriba ha fatto una vera e propria omelia. Omelia breve, stringata e efficace, come dovrebbero essere del resto tutte le omelie. E se è piaciuta a Gesù, si vede che era davvero di buona qualità. Credo sia stato proprio il discorso dei sacrifici a colpire il maestro. D'altronde l'Antico Testamento, soprattutto nei profeti, insisteva sul valorizzare la dimensione morale ed etica del sacrificio, piuttosto che il sacrificio cruento di animali. L'amore stesso non è questione di fare sacrifici, piuttosto di farsi sacrificio. Facile espiare le proprie colpe col sacrificio degli animali, come si faceva in quei tempi. Il difficile è mettersi a disposizione della vita per come ci arriva ogni giorno, con le sue gioie, ma anche con i suoi sacrifici, appunto. Non basta quindi dare il pane all'affamato, diceva Don Oreste Benzi, ma occorre condividere con l'affamato. Non basta un'elemosina di qualche spicciolo, ma occorre il sacrificio di perdere tempo, energie e a volte la pazienza con il povero della strada. L'amore, quindi, è ben altro. Non è tanto un donare, ma un donarsi. Non è fare sacrifici, ma essere sacrificio. Quando la mamma vuol far smettere di piangere il bambino, lo mette alla televisione o gli dà l'iPad. Questo è fare sacrifici. Essere un sacrificio per il figlio significa stare con lui, giocare con lui, perdere il tempo con lui. Dicevano i padri spirituali: non dai niente se non dai tutto. Ecco, le domande credo siano già integrate nell'ultima parte del commento, vi inviterei quindi a riprenderle. Il film invece che vi propongo è L'ultima cima, un film documentario su un prete spagnolo simpaticissimo, prete che adesso è salito in cielo e il film vi dirà anche come. Pur essendo un documentario è rapido, veloce come cinematografia. E la testimonianza di questo prete è davvero bella, una serata di meditazione sulla vita del sacerdote e di come si offre in sacrificio per Dio.